Sia lodato Gesù Cristo. Stasera voglio parlarvi brevemente di alcune cose importanti che troviamo nella liturgia di oggi. Innanzitutto avete potuto sentire proprio poco fa, avete potuto sentire che è stata proclamata la lettura dei Vespri. Avete sentito? Si parla della sapienza di Dio, della sapienza divina, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie. Allora, guardate, quello che voglio farvi notare è questo: l'importanza della divina sapienza, l'importanza per noi di accogliere la divina sapienza, perché vedete, la sapienza di Dio è infinita, ecco quello che ci sta dicendo qua San Paolo, ma dobbiamo renderci conto che Dio ci vuole far partecipare alla sua sapienza, Dio ci vuole, ecco, illuminare con la sua sapienza. E guardate, se noi esaminiamo bene il nostro tempo è un tempo nel quale, in certo modo, vediamo proprio la potenza della sapienza. Possiamo vedere la potenza della sapienza. Vedete progresso dal punto di vista tecnologico, il progresso negli studi. Vedete quanto è importante acquisire la sapienza umana e quanto gli uomini ricercano la sapienza. Vedete, cari fratelli, è una cosa che dobbiamo considerare, una cosa che ci deve portare a capire l'importanza della sapienza divina per noi. Signore, in questi tempi ci sta facendo capire che è molto importante avere la sapienza divina. Noi dobbiamo, ecco, vedete, renderci conto della importanza della sapienza divina, perché tante volte noi viviamo la nostra fede dando una importanza molto grande alla volontà, ma un aspetto molto limitato alla intelligenza, e poi ci troviamo in tanti casi a dover relazionarci con gente atea, lontanissima da Cristo, che, diciamo, dobbiamo avvicinare a Cristo, e abbiamo proprio questo strumento importantissimo della sapienza. La sapienza, cari fratelli, è molto importante, perché noi possiamo portare le persone alla conoscenza di Cristo proprio in particolare attraverso la sapienza. Vedete, il Signore ci vuole comunicare la sua sapienza innanzitutto perché noi ci possiamo salvare, perché noi possiamo avere una fede solida, ma anche perché attraverso la sapienza possiamo portare gli altri a Lui. E guardate che oggi è molto importante proprio, ecco, diffondere nel mondo la sapienza di Cristo, smascherare la falsa sapienza del mondo. Cioè, vedete, oggi il mondo è pieno di una falsa sapienza che vuole presentarsi come la vera sapienza, una falsa sapienza che allontana gli uomini da Cristo. E quanta gente è presa da questa falsa sapienza? Pensate, tutti questi intellettuali, tutti questi magari scienziati increduli, atei, pensate, tanta gente che anche sta nel campo della cultura atea. Cari fratelli, Signore ci ha messo in questi tempi, ecco, proprio per riempirci della sapienza di Dio,
e per aiutare queste persone a rendersi conto qual è la vera sapienza per la quale loro si devono impegnare. Siamo chiamati con la sapienza di Dio a smascherare le falsità di questa sapienza del mondo. Vedete, in questi tempi più che mai ci rendiamo conto della potenza della sapienza umana, ma più ancora se la sapienza umana ha già questa grande potenza, no? Anche una potenza a livello militare. Voi capite che quando ci sono delle scoperte straordinarie, ecco, che poi possono diciamo determinare nuove armi ancora più potenti, molto più efficaci, è chiaro che questo diventa questa sapienza diventa una sapienza che rende anche evidentemente potenti. Allora, se la sapienza umana rende potenti secondo la mentalità del mondo, quanto più è importante la sapienza divina. Allora, vedete, noi ci dobbiamo rendere conto di questo. E voi mi potete dire, e che cosa posso fare io per avere questa sapienza divina? Che cosa posso fare? Innanzitutto dobbiamo renderci conto che Dio ce la vuole donare questa sapienza divina, eh? Cioè Dio si vuole servire anche di noi per smascherare questa falsa sapienza, per, ecco, come vi ricordate ai tempi di Gesù, no? Gesù con le sue risposte chiudeva la bocca ai suoi avversari. Signore si vuole servire di noi, che possiamo essere anche zero, dal punto di vista delle conoscenze, eccetera, ma Signore si vuole servire di noi proprio per illuminare il mondo dei nostri tempi, perché gli uomini, ecco, che seguono in grandissimo numero la sapienza umana si impegnino a cercare la sapienza divina. Guardate che questo è molto importante, eh? E vedete che se la sapienza divina viene con potenza in noi, se ci riempie veramente in pienezza, ma sapete che la sapienza divina conosce anche i pensieri delle persone. La sapienza divina, quando viene in pienezza in un'anima, ecco, dà a quell'anima anche doni di profezia, doni di conoscenza di cose nascoste, occulte. Allora, vedete, noi dobbiamo in questi tempi, ecco, renderci conto che il Signore ci vuole riempire di sapienza. Dobbiamo renderci conto della importanza della sapienza divina e invocare questa sapienza divina. Dobbiamo invocare la sapienza divina su di noi e sul mondo intero. Quanti di voi hanno invocato fino adesso la sapienza divina sul mondo? Invochiamo la discesa dello Spirito Santo, che poi lo Spirito Santo porta la sapienza, non è che sto negando questo, Invochiamo la discesa, la discesa, non so, possiamo invocare sul mondo, per lo più si invoca la discesa dello Spirito Santo, certamente questo va bene, ma tante volte, ecco, non ci rendiamo conto che, ecco, il mondo ha bisogno innanzitutto di sapienza, perché senza la sapienza di Dio non c'è la carità. Attenzione bene, perché la carità è legata alla sapienza. Cioè, la sapienza entra in un'anima attraverso la fede. Quando un'anima si apre alla fede, ecco, accoglie la sapienza divina, no? E poi questa sapienza, entrando ancora di più nell'anima, la porta anche alla carità. Allora, questo è importantissimo, cari fratelli. Tanta gente non arriva alla carità e tante volte neanche alla fede, appunto perché non accoglie la sapienza, ma anche perché noi forse preghiamo poco, perché questa sapienza scenda sul mondo, anche perché noi invochiamo poco su di noi la sapienza di Dio. E guardate che questo probabilmente è un piccolo difetto che troviamo abbastanza diffuso, perché certamente dobbiamo chiedere la carità, ma senza sapienza non c'è la carità. Se la sapienza di Dio non entra in noi, ripeto,
se la sapienza non entra in noi e appunto non viene accolta da noi attraverso la fede, se non apriamo il cuore alla divina sapienza che ispira la carità, è evidente che la carità in noi, vedete, la carità in noi non si produce. Ecco perché, vedete, tanta gente non crede, perché, vedete, anche da parte nostra c'è poco questo, ecco, impegno ad accogliere la sapienza divina, quindi a riempirci di questa sapienza e quindi a diffondere questa sapienza. Invece dobbiamo renderci conto della grande importanza della divina sapienza nella nostra vita, dobbiamo renderci conto della importanza di ringraziare Dio perché ci vuole rendere pieni di sapienza. Di sapienza. E guardate che io non è che sto dicendo dovete invocare la divina sapienza e quindi vi basta essere semplicemente sapienti. La vera sapienza è legata necessariamente alla carità. La vera sapienza ti porta a riconoscere anche i tuoi peccati. Se la vera sapienza entra dentro di te, ti fa vedere anche i tuoi peccati, ti fa riconoscere i tuoi peccati e ti porta a convertirti. Perché la vera sapienza poi è Dio, Attenzione bene, la vera sapienza divina non è che è un qualche cosa di diverso da Dio. Quindi, vedete, per noi è molto importante questo. E guardate che oggi, vedete come si vanno sviluppando, ecco, gli studi, ecco, gli scritti, come si vanno sviluppando anche gli istituti che si occupano proprio di studio. Allora, vedete, la gente si dedica a studiare, la gente ricerca la sapienza, vedete? Perché? Anche appunto perché attraverso la sapienza può arrivare a lavorare, può arrivare a fare dei lavori, ecco, magari interessanti, particolarmente interessanti. Allora, vedete, in questi tempi in cui veramente c'è questo sviluppo, in certo modo, della ricerca della sapienza, dello studio, allora, vedete come è necessario in questo tempo dedicarsi proprio innanzitutto a ringraziare Dio che vuole diffondere nel mondo la sua sapienza, innanzitutto a credere che Dio vuole diffondere nel mondo la sua sapienza e poi a pregare perché questa sapienza scenda innanzitutto in noi e poi scenda sul mondo. Dobbiamo pregare molto per questo, Dobbiamo pregare molto e riempirci di questa sapienza e diffondere questa sapienza in quanto possiamo. Vedete che adesso anche attraverso questi social network, attraverso internet, tutti possono sviluppare un apostolato, in certo modo, ecco, proprio per diffondere la sapienza divina, per diffondere questa luce della divina sapienza nelle anime, ed è un apostolato a cui dobbiamo dedicarci, ma ci dobbiamo preparare a questo apostolato, ci dobbiamo preparare molto, dobbiamo riempirci di sapienza divina noi, dobbiamo essere pieni della sapienza divina noi, cioè dobbiamo fare un apostolato veramente ordinato, veramente sapiente, e ci dobbiamo dedicare a questo e dobbiamo pregare nelle nostre pagine, nei nostri siti, dobbiamo pregare anche: Signore, effondi la tua sapienza sul mondo, riempi della tua sapienza gli uomini perché si rendano conto dei loro peccati, perché si rendano conto di te. Perché vedete, la sapienza divina non ci porta soltanto a conoscere Dio, ma ci porta anche a conoscere ciascuno di noi, i nostri peccati, ci porta a renderci conto della nostra miseria davanti a Dio. Allora, vedete, cari fratelli, come è importante questo. Tante volte noi facciamo delle confessioni, ecco, molto misere, perché abbiamo poca sapienza divina. Noi ci relazioniamo tante volte male con le persone perché abbiamo poca sapienza divina, perché tante volte non la chiediamo questa divina sapienza, la dobbiamo chiedere, cari fratelli, e ci dobbiamo disporre ad accogliere questa sapienza divina e dobbiamo renderci conto dell'importanza di questa sapienza divina, cari fratelli. È una cosa molto importante questa, cari fratelli, in questi tempi in maniera particolare vi vorrei dire. La Madonna è la sede della divina sapienza, è la sede della divina sapienza, è sede sapienzie, no? Sapete bene.
sedes sapiens, perché Gesù, che è la sapienza divina, appunto, ha voluto dimorare in Maria. Allora dobbiamo chiedere anche alla Madonna sedes sapiens di intercedere per noi, perché diventiamo pieni di sapienza, cari fratelli. E guardate che se diventiamo pieni di sapienza, noi siamo in grado di parlare con tutti in maniera potente, profonda, in maniera veramente da illuminare anche, ecco, attraverso, ovviamente, sempre noi siamo sempre strumenti, è Dio che attraverso di noi illumina, non sto dicendo che noi diventiamo Dio, ma riempiti della divina sapienza possiamo essere strumento divino per aiutare anche le persone più intelligenti di questo mondo, in certo modo, proprio ad aprirsi alla sapienza divina. Allora, ripeto, dobbiamo lavorare e impegnarci per riempirci di questa sapienza. E come ripeto e come ho detto prima, la vera sapienza aspira alla carità, la vera sapienza ci porta ad essere caritatevoli, la vera sapienza ci porta a seguire Cristo sulla via della croce. Attenzione bene, la vera sapienza, ecco, la vera sapienza è la sapienza di Cristo che vuole entrare in noi per farci seguire Cristo, per essere pieni della sua sapienza e quindi per parlare come Cristo, per vivere come Cristo e per parlare come Cristo. Attenzione bene, noi non dobbiamo soltanto vivere come Cristo, ma dobbiamo anche parlare come Cristo. Attenzione bene, perché il mondo ha bisogno anche di parole, ha bisogno anche di dottrina, ha bisogno anche di, ecco, sapienza che si manifesta attraverso parole, attraverso scritti. Vedete, cari fratelli, dobbiamo renderci conto di questo. E voglio aggiungere ancora qualche altra cosa importante. La vera sapienza la dobbiamo accogliere attraverso l'Eucarestia. Quando noi andiamo alla messa, rendiamoci conto che l'Eucarestia, ecco, ci dona non soltanto la carità di Cristo, ma anche la sapienza di Cristo. L'Eucarestia ci trasforma veramente in Cristo crocifisso con la sua sapienza, perché Gesù era pieno di sapienza ed è pieno di sapienza. E vedete, cari fratelli, la sapienza di Cristo è la vera sapienza ed è anche sapienza della croce. Quindi, cari fratelli, vedete, abbiamo proprio grande necessità di questa sapienza. E ripeto, dall'Eucarestia noi possiamo ricevere tutta la sapienza divina. Dall'Eucarestia, ecco, in particolare, che dobbiamo ricevere attraverso la comunione sacramentale, ma anche attraverso la comunione spirituale. Quindi facciamole spesso, le comunioni spirituali. Perché? Perché, vedete, la comunione spirituale è Cristo che viene in noi e ci porta anche la sua sapienza, ci dona tutto se stesso, e in Cristo noi riceviamo tutta la Trinità, che è infinita sapienza. Capite quanto è importante la comunione eucaristica, sacramentale innanzitutto, ma anche spirituale, perché la comunione sacramentale la possiamo fare una o due volte al giorno, e se non c'è una messa nel paese dove stiamo, la possiamo fare forse una volta alla settimana, una volta ogni mese, in certe zone la messa c'è una volta ogni 6 mesi, ma come fanno quelle persone? Allora rimangono senza Cristo? No, fate la comunione spirituale, Cristo viene in voi. E viene in voi veramente, viene in voi spiritualmente, ma spiritualmente non significa che viene in voi così illusoriamente, viene in voi veramente. Quindi fate le comunioni spirituali, fatele molto, proprio per riempirvi della sapienza divina. E guardate, indubbiamente il Signore normalmente vuole che sviluppiamo la sapienza attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, attraverso la lettura della parola di Dio, ma anche attraverso lo studio. Ma quante persone non possono magari studiare? Allora che cosa fa il Signore? Non dà la sapienza a quelli. Cari fratelli, la sapienza Dio ve la può dare anche al di fuori completamente dello studio. Può entrare nella vostra vita e rendervi sommamente sapienti, anche se siete analfabeti. E rendiamoci conto di questo. La storia della Chiesa è piena di uomini di Dio semplicissimi, che non avevano grandi studi ed erano pieni di una sapienza divina straordinaria. Quindi dobbiamo invocare questa sapienza, non dobbiamo pensare che questa sapienza semplicemente è legata necessariamente allo studio. Dobbiamo aprirci, perché il Signore vuole entrare in noi, ecco,
anche indipendentemente dallo studio, dobbiamo fare quello che possiamo anche per studiare, perché ovviamente non dobbiamo tentare Dio, ma dobbiamo renderci conto che la divina sapienza vuole entrare in noi, e la divina sapienza è più reale di tutto, è presente dovunque, è immensa, e vuole dilagare in noi, vuole dilagare in voi. Dio vuole servirsi di noi come strumenti per portare la sua verità nel mondo. Ci chiederà anche questo quando andremo davanti a lui, perché Gesù, vedete, nell'Eucarestia ci dona tutto se stesso, quindi quando andremo davanti a Dio, il Signore ci dirà: senti, ma tu hai avuto tutta la mia sapienza, che ne hai fatto di questa sapienza? Hai chiesto che io te la dessi in pienezza, l'hai accolta questa sapienza, l'hai ricercata questa sapienza, l'hai desiderata questa sapienza, l'hai invocata nella tua vita questa sapienza? Il Signore ci chiederà anche conto di questo, cari fratelli, Quindi smuoviamoci, quindi veramente impegniamoci per accogliere questa sapienza. E vedete che questa sapienza in questi tempi è molto importante anche per noi che siamo nella Chiesa, perché tante volte abbiamo bisogno di chiarezze, abbiamo bisogno della verità di Cristo, abbiamo bisogno di sapere veramente quello che Dio vuole da noi, abbiamo necessità di conoscere la vera dottrina, la vera morale di Cristo, cari fratelli. Vedete quanta confusione c'è? Vedete quanta confusione? Allora, cari fratelli, per conoscere la santa morale in pienezza, per avere la luce di Cristo, quella luce che ci rende veramente sicuri, quella luce che ci dà la capacità anche di dirlo, a volte anche a persone di chiesa, ribadire con la forza di Dio la dottrina vera, tutto questo ci viene dalla sapienza, cari fratelli. Vedete quanto è importante in questi tempi avere la pienezza della sapienza? Tanta gente mi dice: padre, ma come faccio io a trovare il padre spirituale? Come faccio io a trovare il confessore? In questa zona non trovo sacerdoti adatti, non trovo questo, non trovo quell'altro. Prega la divina sapienza, perché, come dice anche San Vincenzo Ferrer, se non troviamo sacerdoti adatti per farci una buona direzione spirituale, dobbiamo rimetterci a Dio, dobbiamo invocare la divina sapienza, perché questa sapienza ci possa guidare, perché possiamo fare le scelte giuste, perché possiamo imparare a pregare bene, perché possiamo imparare a vivere bene, perché possiamo prendere le decisioni giuste, perché possiamo imparare a vivere bene i sacramenti, perché possiamo imparare a confessarci bene, perché possiamo capire anche i nostri difetti. Dovete capire anche se siete dovete capire bene anche se siete scrupolosi, perché ci sono persone che a volte, senza saperlo, sono scrupolose. Allora dovete invocare la divina sapienza anche per capire: Signore, fammi capire se sono scrupoloso e fammi capire che cosa devo fare se sono scrupoloso, come mi devo comportare. Perché tante volte, io ho notato, e anche nella mia vita, a volte quando le persone sono scrupolose non trovano facilmente un confessore che le aiuti. Allora, questo il Signore, divina sapienza, vi vuole aiutare, vi vuole illuminare. Allora come vi può illuminare? Vi illumina direttamente, invocatelo molto il Signore, e il Signore vi risponderà. La sapienza di Dio vi illumina. Se non ci sono sacerdoti che vi possono dare indicazioni, tante volte il Signore può parlare, la sapienza divina, sia si può servire di un sacerdote per parlarvi e illuminarvi, ma lo può fare anche direttamente, attraverso un passo biblico, attraverso uno scritto, attraverso qualche ispirazione profonda che vi chiarisce in un attimo tutto e vi fa vedere bene. Quindi vedete com'è importante la divina sapienza, cari fratelli. Io penso che dobbiamo veramente consacrarci alla divina sapienza, consacrarci, perché la divina sapienza prenda pieno possesso di noi. Consacrare la nostra vita alla divina sapienza, perché ci possiamo
immergere in essa e perché possiamo vivere sempre in essa, non nella nostra sapienza, ma nella sapienza di Dio. Vedete, Gesù, con quelle parole molto interessanti che io ripeto spesso, che trovate in tutti i Vangeli sinottici, Gesù dice: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Possiamo, diciamo, rendere queste parole anche dicendo questo: chi vuole seguire Cristo, rinneghi la sua sapienza umana, la sua, ecco, dell'uomo, la sapienza del fedele umana, ecco, prenda la sapienza di Cristo, la sapienza vera, che poi anche sapienza della croce, e segua Gesù illuminato proprio dalla sapienza. Vedete come è importante, cari fratelli, quanta gente che attacca la nostra fede. Come rispondiamo? Come rispondiamo a questa gente che attacca la nostra fede, cari fratelli? Dobbiamo rispondere anche con parole di sapienza, con parole che, ecco, possono illuminare quelle persone, con parole che possono illuminare altre persone che appunto magari sono presenti, ecco, in una discussione che abbiamo con queste persone, cari fratelli. Vedete come è importante la divina sapienza in questi tempi, no? Quanta gente che attacca la Chiesa, attacca Cristo, attacca la storia della Chiesa. Cari fratelli, noi rendiamocene conto, noi siamo parte dell'unica vera Chiesa di Cristo. Il Signore ci vuole riempire di sapienza. Perché? Perché, vedete, si vuole servire di noi, ci ha scelto in certo modo proprio per diffondere nel mondo la divina sapienza. Il Signore ha voluto la sua Chiesa, l'ha fondata proprio perché attraverso la Chiesa si diffondesse la vera sapienza e con essa la carità. Quindi, vedete, noi siamo, ecco, siamo veramente benedetti in maniera straordinaria da Dio. Il Signore ci vuole riempire di sapienza e ce ne dobbiamo rendere conto, cari fratelli, ce ne dobbiamo rendere conto e dobbiamo, come ripeto, ringraziare questo Dio che è infinita sapienza e vuole proprio riversare questa sapienza in noi, questo Dio che è infinita onnipotenza e vuole operare attraverso di noi, anche se siamo zero. Lo dicevo prima, da noi stessi siamo insipienti, siamo zero a livello di sapienza di fronte a Dio, ma Dio ci vuole riempire di sapienza, e quando ci riempie Dio di sapienza, cari fratelli, chi può competere con noi? Rendetevene conto. Signore, vedete, se noi ci apriamo alla sua sapienza, Signore ci può rendere in grado di mettere a tappeto anche quelli che hanno 50 lauree, se ci fossero, o anche di più. Le persone più intelligenti di questo mondo sono nulla di fronte alla divina sapienza. Ovviamente, cari fratelli, questo che io vi sto dicendo è la verità, è la pura verità, ma se voi non avete fede, magari vi possono sembrare cose strane, ma è la pura verità. Allora sappiatelo questo: il Signore vuole in questi tempi in maniera particolare diffondere la sua sapienza. Questi vorrei dire che in certo modo sono più che mai i tempi della divina sapienza. Vedete che tante volte si parla di misericordia, giustizia, eccetera. Il Signore ci vuole donare la sua sapienza perché noi dobbiamo dire le cose come stanno, ecco, diffondere la verità. Ma se siamo insipienti, evidente che questa verità, come la diffondiamo? Soltanto aprendoci alla divina sapienza. È nella divina sapienza che noi parliamo in maniera corretta della misericordia divina e della giustizia divina, cari fratelli. Vedete quanto abbiamo bisogno di divina sapienza? E purtroppo, vedete, tante volte si parla pochissimo di questo, si parla pochissimo, si parla anche nella Chiesa, si parla poco della sapienza, per quello che io vedo, Poi se in altre parti, che io non conosco, si parla tanto di sapienza, è una cosa ottima, ma bisogna parlarne, bisogna aprire i cuori, anche nelle Eucaristie, bisogna aiutare i fedeli ad aprirsi alla divina sapienza, cari fratelli. La gente, vedete, è chiusa tante volte in una sapienza del mondo che è totalmente contraria alla divina sapienza. La gente è chiusa in una sapienza del mondo che poi non aiuta neppure i fedeli a trovare la vera felicità, perché la vera felicità
Ecco, te la insegna e te la fa trovare soltanto la divina sapienza. Vedete, la Sacra Scrittura ci dice anche questo, ci dice che la persona piena della divina sapienza è veramente gioiosa. Noi siamo veramente gioiosi quando apriamo il cuore alla divina sapienza. La divina sapienza illumina in certo modo il nostro volto con la gioia, perché, vedete, noi siamo fatti per la divina sapienza, eh? Dio ci ha creato per se stesso, quindi ci ha creato anche proprio per la divina sapienza. Noi, vedete, noi in certo modo desideriamo la sapienza, desideriamo la verità, e dobbiamo dirlo questo anche nella Chiesa, e in maniera particolare nella Chiesa, perché, guardate, noi abbiamo proprio necessità proprio di essere riempiti da questa sapienza. Tante volte, vedete, la gente che ha bisogno proprio della divina sapienza, quando non trova la sapienza, si butta nei peccati. Quando la gente non si rende conto tante volte che ha bisogno della divina sapienza, non di altro, purtroppo sotto le tentazioni diaboliche, la gente cerca, in realtà, appunto, cerca appunto quello che, come si potrebbe dire, la gente che in realtà in profondità ha bisogno della divina sapienza, ecco, si butta nei peccati, nel piacere, quasi cercando in esse appunto di essere pienamente felice e pienamente contenta, ma quello non rende contenti. Vedete, noi abbiamo bisogno della divina sapienza per essere veramente contenti. Ecco, allora ringraziamo il Signore proprio per questo che ci vuole far capire. Impegniamoci, preghiamo anche la Madonna, ecco, e impegniamoci anche a pregare ovviamente la Santissima Trinità. Chiediamo l'aiuto degli angeli perché questa divina sapienza venga in noi. Guardate, voglio aggiungere una cosa che adesso mi è venuta in mente. Gli angeli sono molto importanti in questi tempi, perché gli angeli illuminano gli angeli santi, eh? Gli angeli santi illuminano, sono molto importanti per noi, perché appunto la loro luce, entrando nelle nostre anime, ci permette di combattere meglio gli attacchi diabolici. Il demonio invece ottenebra le nostre anime. In questi tempi in cui il demonio possiamo dire che in certo modo è scatenato, anche ovviamente perché siamo noi che gli apriamo le porte con i peccati, allora in questo tempo più che mai è importante, ecco, invocare l'aiuto degli angeli perché ci possano illuminare, cioè perché la sapienza divina attraverso di loro possa entrare in noi, e quindi entrando in noi la sapienza divina possiamo combattere meglio l'oscurità del diavolo, cari fratelli. Il demonio diffonde nel mondo la tenebra. Il demonio diffonde nel mondo la falsa sapienza, cioè l'insipienza. E noi in questi tempi dobbiamo combattere proprio santamente contro queste opere diaboliche, diffondendo in particolare la divina sapienza. Ecco, allora ringraziamo il Signore, ringraziamo la Santissima Trinità che vuole diffondere in noi la divina sapienza, e raccomandiamoci, ecco, alla fine di questa riflessione, raccomandiamoci alla Madonna perché dal cielo proprio interceda per noi e possiamo essere riempiti della divina sapienza. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.